Ciao a tutti e come sempre bentrovati. Molti di voi saranno in vacanza, quindi beati voi, altri invece saranno ancora a lavoro, quindi forse coraggio. Per distrarci, per continuare a parlare degli Anunnaki, quindi del nostro amico Zecaria Sitchin, iniziamo subito con il nuovo argomento di questo video. Nei sotterranei del British Museum è custodita la tavoletta di argilla trovata a Sippar. Sippar, come ben saprete, è il centro di culto di Shamash in Mesopotamia. Shamash, in questa tavoletta d'argilla, è rappresentato seduto su di un trono sotto un baldacchino sorretto da una colonna a forma di palma da dattero. Vediamo proprio questa immagine insieme. Come abbiamo potuto vedere dall'immagine, c'è anche un'altra divinità che presenta un re e suo figlio a Shamash, appunto al dio Shamash. Sopra il piedistallo, davanti quindi a Shamash, c'è un oggetto però molto grande, con l'immagine di un pianeta che emette dei raggi luminosi. Forse avete visto sicuramente nell'immagine, l'avrete notato. Le iscrizioni sono le invocazioni agli dei Sin, padre di Shamash appunto, Shamash stesso e sua sorella Ishtar, che oggi abbiamo già conosciuto nei video precedenti. La rappresentazione della scena è piuttosto comune per quei tempi, però la particolarità che ha incuriosito Zecaria Sitchin sta invece nelle due divinità quasi sovrapposte che si vedono appunto nell'immagine, ricordo sempre tratta dal libro di Zecaria Sitchin, Le astronavi del Sinai. Ma rivediamo proprio un istante queste immagini per evidenziare queste due divinità della quale vi sto per parlare. Come abbiamo visto, queste divinità tengono con entrambe le mani due corde, una per uno. All'estremità di queste corde è posto proprio il simbolo del pianeta. Sitchin, quindi a questo punto nel libro, si interroga su chi fossero queste due divinità, quali funzioni svolgessero e appunto se fossero collocate nella stessa posizione. E se sì, si interroga sul perché tirassero due corde invece che una, e dove si trovassero e soprattutto quale legame avessero con il dio Shamash. Sippar, come alcuni di voi sapranno, era la sede della corte suprema sumerica, pertanto Shamash aveva l'ultima parola in materia legislativa. Pensate, già a quei tempi c'era un vero e proprio codice delle leggi, ma ne parleremo in futuro un po' più approfonditamente. Pertanto, questa scena poteva forse essere proprio collegata alla promulgazione di leggi? La risposta sta proprio nel British Museum, ma non tra i reperti assiri, bensì proprio nell'area dedicata alla civiltà egizia. Infatti lì possiamo trovare delle pagine appartenenti a diversi papiri che contengono il libro dei morti e la risposta è proprio lì, appunto, sotto gli occhi di tutti i visitatori. Vediamo quest'altra immagine insieme. Quella che vi ho appena mostrato, sempre tratta dal libro di Sitchin, Le astronavi del Sinai, è la pagina del papiro della regina Nechmet. Questo disegno, appunto, che vi ho appena mostrato, mostra proprio la tappa finale del viaggio del faraone nel Duat. È giunto appunto nel luogo dell'ascensione, dove lo aspettava l'occhio rosso di Horus. Più là poi vedremo proprio, parleremo proprio di tutto questo viaggio del faraone nell'oltretomba, appunto, perché per tutta la credenza degli egizi del fatto che appunto dopo la morte il faraone potesse ascendere agli dei, ma ne parleremo in futuro molto approfonditamente perché è veramente un argomento interessante. Però adesso restiamo concentrati su questo tema, che anche questo è veramente interessante da sviluppare. Qui il faraone, spogliato del suo corpo, appunto terreno, ascendeva al cielo. La sua ascensione al cielo nella scrittura geroglifica veniva rappresentata con il simbolo di uno scarabeo, che appunto significava la rinascita. La cosa però interessante è che anche in questa rappresentazione egizia sono ben visibili due divinità che tengono appunto delle corde. Queste però non sono addossate l'un l'altra, ma alle due estremità della scena. Altro particolare interessante, si può notare che stanno misurando qualcosa. Infatti, grazie ad altri versi del Libro dei Morti, apprendiamo che durante il viaggio nell'oltretomba il faraone incontrava gli dei che, leggo testualmente proprio il testo che possiamo appunto leggere e trovare nel Libro dei Morti, gli dei tengono le funi nel Duat e quelli che appunto tengono le corde per misurare. Qui è impossibile pertanto non ricordare però un episodio particolare, quello di Enoch, di quando appunto un angelo lo portò a visitare il paradiso terrestre ad Occidente e, cito testualmente proprio dal libro di Enoch, Enoch vide in quei giorni che venivano date delle lunghe corde agli angeli che spiccavano appunto il volo e quelli andavano verso nord. Quando Enoch
chiese spiegazioni, l'angelo che appunto aveva condotto fin lì gli rispose: sono andati a misurare, porteranno le misure del giusto al giusto. Tutte queste misure riveleranno i segreti della terra. Sitchin poi nel suo libro riporta anche le parole del profeta Abacuc, nel quale descrive il Signore che si ferma per misurare la terra. Lo vedono e tremano le nazioni. Pertanto la misurazione della terra e i suoi segreti erano collegati in qualche modo al volo degli dei nel cielo. Un particolare importante è che ogni volta che i testi ugaritici riportano delle parole rivolte da una divinità ad un'altra divinità, il verso inizia sempre con la parola Hut. Gli studiosi pensano si tratti di una sorta di prefisso che sta appunto a indicare la volontà di rivolgere la parola a qualcuno, come per dire: sei pronto ad ascoltarmi? Sitchin però ci spiega che potrebbe anche significare letteralmente, nelle lingue semitiche, corda o fune. In egiziano la parola Hut, infatti, significa allungare, estendere. Hut però è anche il nome degli estensori alati e della montagna dove al suo interno Set imprigionò Horus. Nelle immagini che abbiamo visto prima, le pietre dell'oracolo, di forma conica, erano collocate proprio dove erano posti i misuratori divini. C'era una pietra dell'oracolo anche ad Eliopoli. Eliopoli era la città gemella di Baalbek. E Baalbek era la piattaforma di atterraggio degli dei, quindi degli Anunnaki. Le corde egiziane portavano al luogo dell'ascensione del faraone Nerduat. Il signore della Bibbia misurava la terra quando volava da sud a nord. Pertanto, giustamente, Sitchin si chiede se si possa trattare solo di coincidenze o se queste parti dei testi fanno in realtà parte appunto di uno stesso mosaico. Questo è quello che scopriremo ovviamente nei prossimi video, dove oltre a questo argomento che appunto approfondiremo, ne scopriremo veramente tanti tanti altri che già vi ho accennato, ma non avete idea del materiale che c'è ancora da esporvi e da studiare insieme. Quindi io vi aspetto con il prossimo video, nel frattempo vi auguro buone vacanze, quindi restate connessi, alla prossima!